Ciao a tutti! Oggi parliamo di musica, in particolar modo vi parlerò di un album che devo ammettere stavo aspettando da un po' di tempo, perché i primi pezzi che erano usciti ad anticiparlo mi avevano molto conquistato e sto parlando del nuovo album di Miley Cyrus, Plastic Hearts. Ora, anche se io non sono mai stato un grande fan della musica di Miley Cyrus, devo ammettere che in più occasioni quest'artista mi ha sorpreso effettivamente, in particolar modo per quanto il disco che sto per citare fosse stato un pasticcione assoluto. Sto parlando di Miley Cyrus and Her Dead Pets, che segnava un'inedita svolta nel rock psichedelico e avant-garde in compagnia dei Flaming Lips. Io ho iniziato a prenderla molto in simpatia e soprattutto a notare come gli scandali dell'era Bangers e il suo passato da Hannah Montana, da star della Disney, in realtà offuscassero una certa grinta che è sempre stata presente in Miley e che l'ha portata anche a, diciamo, non dico sperimentare, ma comunque a invadere altri territori musicali. Banalmente nel 2017 l'abbiamo vista con Younger Now riscoprire le sue radici country. Ora, a me il country non piace come genere musicale, ma è stato comunque interessante vedere Miley in una dimensione inedita rispetto a quella che ricordiamo tramite i media, quella di Wrecking Ball, quella di We Can't Stop, oppure ancora, tornando ancora più indietro nel tempo, quella di Hannah Montana, quindi un pop diretto, facilone, orecchiabile. E devo dire che un po' aspettavo con ansia, con trepidazione, una svolta musicale veramente impattante, no? Dal suo punto di vista, nel corso della sua carriera, soprattutto perché aveva tutte le carte in regola per poter sorprendere. Già, ripeto, mi aveva sorpreso con Miley and Her Dead Pets, no? Per quanto appunto quell'album fosse un flusso di coscienza un po' così, c'erano comunque dei brani interessanti, ma in linea generale c'era più che altro voglia anche di provocare, di essere appunto spacconi. C'erano dei momenti interessanti lì, ad esempio mi ricordo Cyrus Skies in particolar modo, che era questo brano super dreamy, super plumbeo, però in linea generale diciamo che c'erano tante idee in quel caso che a volte finivano un po' goffamente, possiamo dire. Invece devo dire che negli ultimi brani usciti di Miley Cyrus effettivamente mi hanno sorpreso realmente, nel senso che prima è uscito ad anticipare questo disco Midnight Sky, un bel pezzo trascinante, un ideale lead single che rimanda a atmosfere new wave anni 80 un po', rimaneggiate all'oggi. E ho detto, caspiterina, se questa mi tira fuori un album new wave, io volo nell'iperuranio. E la cosa si è riconfermata con il secondo singolo, che per me è una bomba pop. Cioè, è fantastica. Ogni volta che parte io non riesco a star fermo. Ha quell'efficacia tipica dei brani anni 80, un po' rockeggianti, con qualche influenza new wave. Prisoner spacca. E credo che l'unione delle voci, quella un po' più raunchy, come si dice in inglese, un po' più volontariamente sgraziata, un po' più svociata anche di Miley, in compagnia con quella super suadente di Dua Lipa, sia stata un'accoppiata perfetta. In questa dimensione Miley Cyrus ci sta alla grande e dimostra di avere enorme potenziale da interprete, soprattutto per la sua grinta e anche per il timbro molto riconoscibile. Può non piacere a tutti questo tipo di timbro un po' appunto raunchy, ma a me devo dire che piace, soprattutto in questa veste. Prisoner spacca, ve l'ho detto, ma anche Midnight Sky era effettivamente un pezzo in grado di cogliere la mia attenzione. E poi è uscito Plastic Hearts, appunto il 27 novembre, e io sono corso subito all'ascolto perché ho detto, voglio vedere se è stato un fuoco di paglia o se veramente
questa mi ha tirato fuori un disco che non dico che salva il 2020, ma comunque decisamente interessante, e sono contento del fatto che è così. Plastic Hearts, ci posso mettere la mano sul fuoco, è il miglior album della carriera di Miley Cyrus. E in questo caso è molto equilibrato a livello sonoro. Le ispirazioni, certo, sono un po' nostalgiche, perché si passa dalla new wave degli anni 80 al rock degli anni 80, e questo è dimostrato anche dalla presenza come ospiti di tre leggende di quel genere, di quel periodo, che sono Joan Jett, che la ritroviamo nella canzone Bad Karma, decisamente intrigante questo brano, Billy Idol in uno dei brani più belli del disco, che è Nightcrawling, fantastica quella canzone, fantastica, e Stevie Nicks, che la troviamo invece in un inedito remix di Midnight Sky, che più che altro è un mashup con la grande hit di Stevie Nicks, Edge of 17. Quindi le ispirazioni sono chiare, ma Miley trova in questo disco anche la possibilità di rivisitare comunque le sue radici country attraverso delle ballad. Chi mi segue sa che io e le ballad non andiamo d'accordo, ok? Ma in questo caso, anche nei momenti più emotivi, lei tira fuori dal cilindro queste canzoni estremamente sentite, estremamente ben scritte, che alla fine finiscono per commuovere anche me, in particolare Angels Like You, veramente un bel pezzo, super country inizialmente, questa ballatona molto sentita, ma in particolar modo ha un crescendo questo brano verso la fine, che è veramente emozionante. A livello di produzione, di songwriting, questo disco è estremamente curato e racconta un po' anche, oltre al desiderio di indipendenza di Miley, anche appunto il suo passaggio dal vivere una relazione amorosa, sentimentale molto intensa, a superarla, no? In un certo senso. E quindi il disco alterna questi momenti molto più vulnerabili, come Angels Like You, a momenti invece belli tosti, Nightcrawling. Ma come le è venuto in mente sto pezzo? Fantastico! Cioè, sarebbe stato il pezzo di Halloween definitivo. Per non parlare poi di questo brano fighissimo, che è Gimme What I Want. Gimme What I Want è una sfrecciata power pop pazzesca, con questi beat che rompono all'improvviso e creano l'atmosfera un po' più dark. Io ho detto, ma volo! Ci sono dei brani dove, per quanto l'ispirazione provenga sicuramente dagli 80s roccheggianti, mi rimandano a certe cose del pop anni 2000. Ed è una cosa che a me piace un casino. Vi ricordate il pop anni 2000? Quello più roccheggiante però. Avril Lavigne, che ha lanciato il trend, e a cui poi sono seguite anche, attenzione, attenzione, Lindsay Lohan col primo album Speak, ma tante altre. Ecco, quella ispirazione lì la ritrovo ad esempio in What the Fuck Do I Know, che è il primo brano del disco, anche qui orecchiabilissimo, entra subito in testa e sembra incredibile, perché da tempo la musica pop sembrava aver scordato i ritornelli, e secondo me, per quanto io apprezzi canzoni che prendano delle direzioni inedite dal pop, io pretendo comunque delle melodie efficaci, dei ritornelli trascinanti. Negli ultimi tempi c'era questa tendenza a eliminare il ritornello nella musica pop, non ho capito perché, e a lasciare magari dei beat che si ripetevano, soprattutto nel pop elettronico degli ultimi anni. In questo caso invece c'è un bel ritorno al ritornello che t'acchiappa, e per quanto anche Prisoner giri tutto sulla stessa melodia, in realtà è talmente efficace che ti prende proprio. E c'è un'altra ballad nel disco che ho particolarmente amato, ed è High. High è favolosa, c'ha una bellissima struttura, è semplice anche in questo caso, ma viene dal cuore. In particolar modo molte canzoni funzionano proprio per l'unione tra una buona scrittura a livello di sonoro, a livello di composizione, e dall'interpretazione di Miley, che veramente qui alterna fasi di grinta assoluta a momenti in cui veramente lei è vulnerabile, canta le sue emozioni proprio dal profondo. Ed è una cosa che a me ha colpito molto, perché Miley Cyrus probabilmente non sarà la miglior cantante dell'universo a livello vocale, ma sicuramente è un'ottima contender per quanto riguarda l'interpretazione
passione, cioè ha una grinta che raramente viene emulata o comunque viene raggiunta da altre sue competitor, banalmente. E soprattutto credo che lei abbia la voglia di rischiare, di anche di essere se stessa, no? E di rendere, anche nel rendere omaggio comunque alle leggende musicali che l'hanno ispirata, riesce sempre a rielaborare quelle ispirazioni in modo che diventino parte di sé. Ed è una cosa interessante. E in particolar modo un altro brano che ho amato molto è la title track, Plastic Hearts, che ha queste sfumature quasi glam, se vogliamo. Molto interessanti, il pezzo anche qui spacca. In più parti del disco le reminiscenze sono andate subito a Debbie Harry e ai Blondie, per dire. E non è un caso, perché una delle bonus track dell'album è proprio una cover di Heart of Glass, epico brano appunto dei Blondie, qui interpretato secondo me molto bene, fino ad arrivare a una chiusura che anche qua pone il sigillo sulle ispirazioni rock di Miley Cyrus, che è effettivamente una cover di Zombie dei Cranberries, anche questa molto ben interpretata. Diciamo che in generale l'album viaggia benissimo. L'unica che secondo me, per quanto non sia un filler, l'unica che secondo me è un po' più pallida rispetto alle altre è Hate Me, ma semplicemente perché probabilmente non è riuscita a catturarmi al primo ascolto esattamente come hanno fatto gli altri brani. Però sono molto sorpreso, perché raramente si sentono dischi provenienti dal mainstream negli ultimi tempi veramente così strutturati per essere album veri, non album creati ad hoc per supportare i singoli, dove il resto sono canzoncine che si ascolteranno i fan e pochi altri, o li lasci su in sottofondo. Qui veramente ogni canzone è un universo a sé, una cura nei suoni veramente spiazzante. Cioè, Nightcrawling, ragazzi, ma Nightcrawling? Ma io vi dico solo Nightcrawling, ma che figata è? Allora, io sono molto contento di questo disco, perché in un periodo in cui sembrava che il pop andasse un po' scatafascio, proprio perché l'attenzione del pubblico sembra maggiormente concentrata sulla trap e sul rap, il pop sembrava un po' il pop occidentale, intendo, perché il K-pop, vabbè, lo sappiamo, è un universo a parte, però il pop occidentale sembrava un po' riciclarsi sugli stessi temi, andare avanti un po' stancamente, contaminarsi anche con la trap e con l'R&B, e quindi in un certo senso è bello che vedere che sì, certo che c'è un'ispirazione retromaniaca, come direbbe Simon Reynolds, nel ripescaggio di vecchie sonorità, come ad esempio ha fatto anche Kylie Minogue nell'altrettanto eccellente album Disco, dove riprende appunto le sonorità alla Giorgio Moroder, per dire. Però allo stesso tempo ben venga, nel senso che finché si riesce effettivamente a prendere ispirazione dal passato rimaneggiandolo con le sonorità contemporanee in modo vincente, secondo me ben vengano. E io spero che questo disco di Miley Cyrus venga accolto con positività, in modo che ci sia un nuovo trend, se vogliamo, di pop star che appunto lavorino con queste sonorità new wave che a me fanno impazzire. Cioè, io spero veramente che diventi quasi un trend, perché così potrei effettivamente approcciarmi ad altri dischi forti, no? E sono contento di Plastic Hearts, perché mi aspettavo comunque un album interessante, mi aspettavo comunque un album bello da ascoltare, ma non mi aspettavo un album così curato nel songwriting, così potente, dove anche le apparenti e inconciliabili canzoni, che sono da una parte new wave rock e dall'altra country, si legano molto bene tra loro. L'album è concepito per essere un album e non una raccolta di canzoni, e questa cosa secondo me è da prendere in considerazione, perché sta avvenendo sempre meno spesso. Quindi questa è la mia opinione su Plastic Hearts, il nuovo album di Miley Cyrus. Spero che le darete una chance, perché secondo me qui più che altrove ha dimostrato di essere un artista da tenere d'occhio, a prescindere dal suo passato, dalle cose che faceva in Bangerz, che comunque anche Bangerz aveva i suoi brani ben fatti. Quindi fatemi sapere se avete ascoltato Plastic Hearts,
che ne pensate, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, insomma, ditemi un po' la vostra, io ve lo straconsiglio. E niente, detto ciò, vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!